Allora, quando mi chiedevano cosa volevo fare da grande ed ero piccola, ho voluto fare Cristina D'Avena. Subito, Cristina D'Avena, proprio Cristina D'Avena, non una cantante, Cristina D'Avena volevo fare. E poi ho avuto il periodo del sindaco di Foggia. No, davvero, perché ero al cimitero con uno dei miei zii e ci siamo soffermati sulla tomba di uno dei sindaci di Foggia. E lui, mio zio, mi raccontava il sindaco. Io chiaramente ho detto: che cos'è il sindaco? Cioè, non avevo idea. E lui mi ha spiegato il ruolo del sindaco a Foggia. Quindi io di là, no, io voglio fare il sindaco. Ma guarda, Luana, che il sindaco fa la fila in salumeria come tutti. Cioè, non è che perché sei il sindaco passi davanti agli altri. No, no, non mi interessa, io voglio fare il sindaco di Foggia. Un'altra cosa che si dovrebbe insegnare a scuola e che non si insegna è a riflettere sulla propria vita e progettarla, cioè immaginarla, iniziare a immaginarla, a fare dei sogni. Cioè, fare dei sogni, quando si chiede ai bambini che cosa vuoi fare da grande, non è una cosa che si fa tanto per, secondo me è una valenza pedagogica importante, perché tu chiedi al bambino cosa vuoi fare. E poi gli chiedi, ma lo puoi, cioè non chiedere soltanto cosa puoi fare, cosa vorresti fare da grande, ma pensi di poterlo fare, e per fare quella cosa quando sarai grande, cosa devi fare adesso? Volevo fare la progettista, io volevo scrivere progetti e poi realizzarli concretamente sul campo. Chiaramente il mio sogno era quello di viaggiare intorno al mondo, con un forte attaccamento a Foggia, quello l'ho sempre avuto, però comunque la mia vita ideale era: faccio casa base a Foggia e poi viaggio intorno al mondo, scrivo progetti, vado a realizzarli, Wonder Woman, tutto io. E quindi volevo fare la progettista. Poi in realtà mi sono ritrovata a fare l'imprenditrice, perché io sono titolare di un'impresa, io ci ho messo il capitale sociale, io prendo le decisioni e il rischio sulla mia pelle. Chiaramente la mia condizione di essere una giovane single senza famiglia, intendo, lo permette, nel senso che io so di poter fare tutte queste cose, di potermi concedere questo lusso, perché sono responsabile solo di me stessa e soprattutto sento molto forte la mia risorsa vera, che è il mio cervello, banalmente. Perché oggi tutti dicono: ah vabbè, l'università non serve a niente, perché tanto tu studi una cosa e poi ne fai tutt'altra. Io sono, cioè, a me mi potrebbero portare come esempio, perché mi dicono: ah, tu tanto hai studiato tutte le scuole grandi, scienze politiche, un sacco di lauree, il master, che fai, c'è il ristorante? E io dico: non è così, perché questa è proprio la conseguenza dei miei studi. Questo non è un ristorante, è un progetto sociale, è un'impresa a finalità sociali, ed è la conseguenza dei miei studi. Se io non avessi studiato scienze politiche, se io non avessi studiato sociologia, se io non mi fossi appassionata di social business, non farei questo. Probabilmente farei l'impiegato, è cosa che non vorrei mai fare nella mia vita. Quindi il lavoro è una conseguenza degli studi, ma anche la vita adulta è una conseguenza del progetto che ti fai quando sei ragazzo.